E ragazzi, prima di tutto iscrivetevi al canale di YouTube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video. Ora tocca a voi, Ariane. Ok, e benvenuti tutti quanti qua nel canale di Matteo Dolci. Se non siete iscritti, vi ricordo di iscrivervi e schiacciare sulla campanella per le notifiche. Ed ora andiamo subitissimo con i migliori giochi del 2022 che a me sono stati, che mi sono piaciuti moltissimo, e non solo, cosa ne penso io, e più vediamo dal primo all'ultimo un po' tutto quanto. Ma ricordatevi, sotto qua nelle descrizioni scrivete i vostri giochi che vi sono piaciuti di più nel 2022 su Nintendo Switch, solo i giochi che vi sono piaciuti di più su Nintendo Switch, tra giochi indie e non giochi indie, perché così vediamo un po' cosa vi è piaciuto di più. Allora, partiamo subitissimo dagli ultimi, da quelli che non mi sono molto piaciuti e che non li metto nella mia parte primo, come primo, e ce ne sono tantissimi che adesso vi dico subitissimo. Allora, ok, partiamo subitissimo. Allora, partiamo con il primo, che è l'ultimo, ma non mi è piaciuto molto, ma vi spiego il perché non mi è piaciuto molto, ed è Lego Brawlers. Non mi è piaciuto per niente Lego Brawlers, è un gioco, come potete sapere, questo gioco qua è un gioco stile Super Smash Bros, però con i personaggi. Infatti non l'avete neanche visto su qua su YouTube la mia recensione del gioco, così dove lo provo un po' vi dico un po' perché non è per niente bello per me. È un gioco che ha delle caratteristiche stile Super Smash Bros, dovrete solo quello, vedete solamente una mappa, avete sempre quello, non c'è una storia dedicata, non c'è molto, c'è solamente grafica Lego e tutto quanto, non è niente che mi è piaciuto così tanto. E andiamo avanti. Ebbene, come vi dicevo, non le do un voto molto alto. Andiamo avanti con Nero Automata, davvero un gioco bello, intuitivo, però le do un 7, perché? E vi spiego il perché. Allora, è un gioco bellissimo per chi non ci ha giocato nelle varie console che è uscito, però il problema è che il primo, come vi avevo già spiegato su Twitch, il primo livello, se non arrivate fino alla fine quasi del livello, dovrete sempre, se morite, ricominciare da capo, rivedere il video, tutto quanto da capo, e non è bello, perciò le do un 7, però grafica pazzesca e bellissimo, ve lo consiglio. Andiamo avanti, poi Rebout 2, un gioco davvero bellissimo. Ricordo un gioco che abbiamo visto all'inizio con Nintendo Switch, che quando era uscita Nintendo Switch, un gioco uguale, delle navicelle spaziali che corrono e hanno quella pista che poi prendi la velocità. Talmente tante macchine, davvero bello. Questo le do un 8, non più di 8, perché è lo solito gioco di futuristico di navicelle. Andiamo avanti, e questo le do un 9 pieno, un 9 pieno. Star Wars è bellissimo perché ricorda i giochi, quelli che giocavamo sul DS, davvero davvero bello. La grafica pazzesca, pazzeschissima, solamente due o tre cose sui DLC, che se prendi un DLC solo del personaggio non puoi usarlo per un po', ma poi dopo potrai usarlo, però non hai per dire, se prendi una a Mandalorian non hai la cosa Mandalorian, per dire il livello a Mandalorian, no. E questa è una cosa che a me mi ha un po' stupito, però spero che lo metteranno qualcosa, però è davvero fantastico. Un primo gioco che ho visto una grafica pazzesca, davvero bellissima, e ve lo consiglio tantissimo se avete Nintendo Switch. Andiamo avanti con Chris Cole Final Fantasy, davvero davvero bello. Un gioco bello, c'è solamente un problema, vedendo i video che ci sono, non sono bellissimi e sono tutti a puntini, perciò non si vede benissimo, però la grafica del gioco quando giocate è davvero, il gameplay è davvero bellissimo giocarci, davvero bello. Se non avete mai giocato a questo gioco qua, perché è uscito tanto tanto tempo sulle altre console e adesso arriva anche a noi,
Chris Cole Final Fantasy Reunion è davvero un gioco che le do 9 perché è davvero davvero bellissimo, un 8-9, non posso darle di più di quello perché è davvero un gioco che ci sono questi problemi qua, però adesso che è arrivato su Nintendo Switch, già uscito dagli altri, non è stato così. Però se amate la saga Final Fantasy è davvero davvero bellissimo e da non farvelo scappare. Andiamo avanti con T-Tucker's World Tower, un gioco bellissimo che vuole giocare con la famiglia, padre, mamma, figlio, padre, figlio o amico e amica. Dovrete giocare solo per due, solo due giocatori potete giocare, se siete voi da soli non potete giocare solo. E questo gioco qua è un gioco che hanno voluto fare per vedere di far giocare la gente insieme, e questo per Nintendo Switch è davvero davvero bellissimo perché Nintendo Switch cerca di far giocare la gente assieme, e questo è il gioco che fa per Nintendo Switch e fa anche per altre cose, però questa è davvero davvero bella e io le do 10 perché è un gioco bellissimo. Voi siete dei giocattolini, è tutto più grande, un joystick lo trovate grandissimo, mettete il telecomando gigante, c'è di tutto e di più ed è davvero una storia fantastica. Io ve lo consiglio tantissimo, Tower, ve lo consiglio tantissimo. Spero di aver detto giusto il nome perché è un solo lingua e non c'è niente da dire, un gioco da avere, davvero davvero bellissimo, e le do un 10 pieno. Ma andiamo avanti per i nostalgici, Pac-Man, davvero davvero bellissimo. Questo è il Pac-Man che c'era sul Game Boy ed è, questa è la remastered ed è davvero davvero stupendo. A me ha tolto anche una lacrimuccia perché era un gioco che amavo tantissimo e questo è quello lì. Proprio tutti i livelli, tutto di tutto di Pac-Man. Speriamo che mettano anche qualche cos'altro. Davvero bellissimo, se lo volete rigiocare in HD è ancora più bello. Questo è il gioco che fa per voi. Per Nintendo Switch potete giocarci anche fuori. Davvero davvero bellissimo e le do un 10 pieno. Pac-Man! Andiamo avanti con un altro gioco che do 10 pieno ed è Mario Plus Rabbit Sparse Hope, davvero davvero bellissimo, e faccio i complimenti a Ubisoft per aver fatto questo gioco qua, Ubisoft Italia, perché è stata grandiosa. Musiche pazzesche, grafica pazzesca, ridicolo, ce li ha tutte. Questo gioco qua è un gioco davvero davvero bello e Nintendo continua a sostenerlo tantissimo perché Mario, Peach, il mondo di Mario non lo dà nessuno mai e l'ha dato però a Davide Sogliani ed è davvero un gioco fantastico, fantastico. Se non lo avete, andate a prenderlo subitissimo. Mario Plus Rabbids Sparse Hope, le do 10 e questo è il gioco da avere. Poi passiamo a un altro gioco che do un 8, non un 10 pieno ma un 8 perché ci sono stati dei problemi, ed è Sonic Frontiers, un gioco davvero bellissimo, bellissimo. Avrete di tutto da fare, non è, dovrete fare tutto in giro per questa mappa ampia, davvero davvero bello, una nuova frontiera per Sonic perché non è più nel suo mondo ma è in un altro mondo, un mondo tipo Zelda, tipo quelli lì di mondi, vasto, proprio vasto, e davvero davvero con una grafica pazzesca. All'inizio c'era la grafica che non è stata bella, adesso è stata migliorata con un aggiornamento e ve lo consiglio, Sonic Frontiers, davvero davvero bello, un bel 8 pieno. Andiamo avanti con Demon Slayer, che devo dare un 7. Demon Slayer devo dare un 7 perché, ragazzi, è uguale al manga e all'anime, e qualche cosa in più, qualche cosa, però non è che mi ha soddisfatto tanto. La grafica, vabbè, è pazzesca, davvero bella, e tutto. Demon Slayer è bello come gioco, come serie TV, davvero davvero bellissimo, serie TV anime da vedere, però il gioco non mi ha molto convinto e io le do un 7 pieno. Ma andiamo avanti, un gioco che do 10 pieno, allora prima di dare 10 pieno a questo gioco che vi dico, Just Dance 2023, non do nessun voto, il solito, però ve lo consiglio se vi piace party, feste, quello è il gioco ideale, tantissime nuove musiche, più di 40 musiche e molto molto altro, ve lo consiglio moltissimo. Ma andiamo avanti, 10 le do a quel gioco ed è ma è
Nintendo Switch Sport, davvero davvero bellissimo. I ricordi di Nintendo Wii Sport, Wii Sport, ed è davvero davvero bello. E hanno introdotto anche adesso il golf, è davvero un gioco per le vacanze di Natale, da giocare a bowling, tennis, volley e molto altro. Davvero davvero stupendissimo. Un gioco che mi ha fatto tanto vagare, a giocare, a fare e molto molto altro. Davvero davvero bellissimo, ve lo consiglio tanto tanto tanto. E niente, un gioco che ve lo consiglio e ne do 10 pieno. Poi andiamo con Mario Strikers, davvero anche quello 10 perché è bellissimo, un po' da intuire, però lo conoscete sempre, non vi sto a dire che cos'è, e ve lo consiglio tantissimo, Mario Strikers. Niente, i giochi indie non ve li dico perché i giochi indie sono piccole aziende che cercano di fare un gioco, e le do tutti, non le do i voti perché sono tutti belli. Ce ne sono quelli non belli, quelli non bellissimi, però sono tutti belli perché sono all'inizio per provare a dare un gioco e non do voti. Vi ricordo a tutti voi che state seguendoci qua di scrivere sotto quali sono i vostri migliori e quanto le date ai vostri giochi, quale mettete ai primi posti voi. Io non metto nessuno ai primi posti perché ve li consiglio solamente. E con questo è tutto, vi faccio auguri di buon Natale a tutti quanti, e con questo è tutto, come sempre, sempre e soltanto Nintendo. Ciao!